Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Stavo tornando indietro quando ho beccato un altro personaggio, mi sa. Mi scusi, che sta facendo? Ecco, cominciamo proprio a bomba, così, a stecca. Esercizio. Esercizio? Esatto. Che ne dici di fare un po' di workout con me? Va bene. Ehi, hai del potenziale. Allora, eccoci. Allunga le tue armi così. Cioè, le tue armi. Allunga le tue braccia così. Ecco, distrutto. E allora? Ci si sente bene dopo aver sudato un po', eh? Ma questo non è esercizio. Cosa? Non è abbastanza esercizio per te, eh? Ah, va bene allora. Ascoltami per un secondo. Avanti, dai. Ecco qua, pronti. Allora, eccoci. Distrutto completamente. Forse devo continuare a insistere. Oh no. Oh, secondo me devo continuare. Devo fargli vedere tipo che non demordo. Va bene. Cerco di continuare un po' e vediamo, per evitare di perdere troppo tempo. Ah, ecco, gli dovevo chiedere l'acqua e lui, e poi parte la conversazione. Ok, perfetto. Incredibile. Io ero convinto di dover insistere con l'esercizio fisico. Ecco, invece, completamente morto. Oh, anche Kenji ha joinato. Ok, torniamo indietro. Ok, sono ritornato al villaggio, quello prima del castello, ed è partita una scena. Ah, Tuta! Oddio, Tuta! Da Shuigoden 2, che sì, il nome originale è Touta. Sì. Tutti abbiamo pensato fosse una ragazzina. E invece un uomo. Ah, dottor Tuta, quindi è diventato medico. Non c'è bisogno che mi chiami dottore, sono ancora in allenamento. Oddio, è diventato rosso. Quindi come devo chiamarla? Bene, prenditi cura di te stesso, dal momento che ce ne stiamo andando, ok. Voi siete dei dottori? Sì, proveniamo dall'alleanza. Io sono Tuta e questa è la mia infermiera, Miss Mio. Entrambi Dexen e Grassland hanno delle aree ok. In questo caso... Ecco, ora gli diciamo di venire da noi. Tecnicamente Tuta dovrebbe combattere. Sembra un posto remoto. Allora, ma prima di fermarmi là vorrei fermar... Cioè, prima di andare lì vorrei fermarmi nei villaggi vicini per vedere se c'è qualcuno che ha bisogno. Ecco, perché tu non vai avanti a sistemare le cose? E io ti raggiungo lì. Ok. Dice, tu sei valida, non è che ti sto cacciando. Esatto.
Ho combattuto nell'armata dell'Alleanza. E tra l'altro, questo dovrebbe essere il nome Alliance, dovrebbe essere il collegamento con il salvataggio che ho caricato. Quindi, in teoria, questo è un collegamento a Shuigoden 2. Ma tieni gli occhi aperti. Certo. Potreste dare le indicazioni per il castello? Certo. Buona fortuna e tutto. Ok, quindi Mio ha joinato. E quindi Tuta ancora no. Tuta lo incontrerò poi allora. Ok, però importante, vedi, importante questa cosa che siamo tornati indietro per controllare. Io sto praticamente facendo avanti e indietro per controllare tutte le case, tutte le stanze. Tutte le zone, veramente sto cercando di non tralasciare nulla, letteralmente nulla. Va bene, andiamo avanti. Ok, sono andato a prendere le corna di cervo che si trovavano al villaggio delle papere e adesso praticamente mi sta dicendo ottimo lavoro, te le compro. Qua, a quanto me le vendi? 2000 o 2005? Te le vendo 2005. Io ho detto sono stato un po' di più. Sei un mercante dopo tutto. Allora facciamo 3000. Che ne dici? Aumentiamo ancora di più? Vuoi portarmi, diciamo, pressure, quindi pressione. La fortuna sia con te. 3500? Non puoi fare un po' di più? Mi prendi per un pazzo? Io non pagherò per così tanto. Vai a prenderti vantaggio di qualcun altro. Vediamo cosa succede se gli riparlo. Allora, mettiamo un altro po'. Ok, 3000. Facciamo un altro pochettino. Dice ok. Dice 3.500, che ne dici? Va bene, venduto. Ecco il tuo pagamento. Ok. Ah, ecco, visto che tu hai scambiato le corna, diciamo, di cervo con me, io scambio delle informazioni con te. Budehack sta vendendo gli spazi. È una buona idea, vero? Dice sì, certo. Lo conosco molto bene quel posto. Sì? Davvero? Allora dimmi dov'è. Voglio mettere lì il mio shop. E quindi me lo considera come reclutato? Sì, Scott ha joinato. Ok. Andiamo avanti. E qui c'è qualcun altro. Eh sì, vabbè. Se magari. Andate via. Fanculo. Ehi, e tu chi sei? Che è Wakaba? Goro. No, non è questo. Che sta facendo? Questo? No, non è anche questo. Oddio, è quello che fa i bagni. Fa le terme. È il Tetsu della situazione. Direi che il bagno di questo ragazzo è come un... Oddio. Un utero. Cioè, womb. Cioè, come un grembo materno. Cioè, caldo, confortevole e sicuro. Chi sei tu? Oddio, un paragone un po' spicy. Dice che imbarazzo. Mi hai sentito parlare in quel modo? Oh, scusami. Dice, mi dispiace, ma non ho tempo da perdere. Dice, devo trovare un posto. Ah, è per il mio bagno. Ok, vieni da me. Ma reclutare qui è. Dice, tu mi aiuterai? Dice, sì, vieni a costruire i tuoi bagni da me.
Oddio, non mi dire che devo essere come Contezu Allegro. Ecco, Heal 660 Fresh. Mi sa che... Dubito che tu abbia la resistenza o l'occhio per questo lavoro. Ah no, ma Fresh... Ok, quindi vuol dire che tu ancora non ti posso reclutare? Va bene. Ci vediamo dopo allora. Ok. C'è qualcuno lì. Sono andato anche nelle caverne per vedere se c'era qualcuno o qualcosa. Sì, però. Cioè. Lasciami in pace. Chi sei? Sei un personaggio tu, giusto? Boss fight? Magician. Oh. Damage 1%, poi lose balance. Minchia, due turni addirittura. Oddio, chi è sto boss? Sta castando anche lui. Oddio. Ah no, pensavo di averlo già battuto. Mi sono potenziato nel frattempo. Ho vinto la lotteria e quindi... Oh, ho battuto? Wow, anche in un turno solo. Non mi ha dato manco esperienza, niente. Oh, forziere. Qualcosa di figo? 12.700 pocce. What? Sono tutte cose che posso prendere? Oh merda. Medicina A, Thunderrunner, Sunbeam. Cura HP camminando e 15 HP ad ogni turno di combattimento. Counter attack più 1. Oh porca troia, questo è un problema. Perché ho comprato... Ah ok, tolgo questi. Old Flame Armor. Damaged Chainmail, no. Questa sì, la prendiamo. Quelle Damaged no. New Robe, ma questa già ce l'ho credo. Kite Shield. Questo lo posso equipaggiare a coso. Ma rimangono qua, quindi se io apro le posso venire a riprendere dopo? Sì. Difesa più 4, counter attack più 1. Ok,
Questa è difesa più 29. Ah, ma quella è una freccia verso il basso, non è una freccia verso l'alto. Pensavo che il rosso fosse il colore del... Pensavo fosse il colore del... Invece no, è freccia verso il basso. Ok, glielo diamo a lui. Poi questo invece no, perché io sono molto più forte. Questo non va bene per nessuno. Pensavo fossero molto meglio questi equipaggiamenti. Ecco, mentre invece questo è più forte. Ok, vabbè. Ok, andiamo avanti. Poi cosa c'è? Ok, non c'è nulla qua. Quindi qua abbiamo finito. Strano però quel boss messo lì a difesa del forziere. Non me l'aspettavo. Va bene, siamo praticamente vicino anche alla città di Zexen, quindi andiamo. Eccoci. A Vinei de Zexai è appena sono entrato. Cutscene, quindi vuol dire che... È appena passato qualcuno? Sì, sono appena passati. C'era proprio la scena di uno che correva. Andiamo a vedere. Tra l'altro qui dovrebbero esserci anche i musicisti itineranti. Vediamo se sono rimasti o se ne sono andati. Ah no, eccoli. Hai visto un piccolo... Ah, era lui allora. Hai visto un piccolo ragazzino? Piccolo ragazzino? Sì, una piccola ragazza vestita in modo un po' strano. Oh mio Dio, dove può essere finita? Vedi, era lei allora, sì. Era lei. Allora, di qua non c'è. Andiamo dentro la locanda? Allora, qui al tavolo... Oddio, tu chi sei? Ah, ok, no, pensavo fossi un personaggio diverso. Dobbiamo controllare adesso anche qua per vedere se ci sono personaggi o comunque c'è qualcuno. Ecco, qui c'era l'armaiolo. Bene, bene, sei interessato ai miei equipaggiamenti? Quindi sai riconoscere l'arte, è un qualcosa di, diciamo, di buono. Per esempio, cosa pensano i tuoi occhi di questa armatura? Minchia. Possa gliela devo comprare per farlo... dice, ebbene... Questo è il mio, diciamo, gioiellino. Dice, sei disposto a spendere o no? Ok, compriamola. Ah, è perché sono pieno di roba. Eh sì, devo andare a svuotare l'inventario. Ok, arrivo. Ce li ho i soldi, minchia, meno male che ho vinto la lotteria. Tu invece, ora ti recluti? Ah, oddio. Il mondo è bellissimo. Non lo pensi anche tu? Cioè, non pensi... Sì. Ti piace l'oceano? Ti piace il mare? Beh, immagino di sì. Mi piacciono le cose che sono eleganti e bellissime. Oddio, questo tipo Vincent. E il fato che ci ha fatto incontrare, lo sento. E a causa di questo ti mostrerò la mia meravigliosa rosa brucia. Oh no, lui ora l'ha persa la rosa brucia e io gliela devo portare.
Oh no, so dove si trova la rosa bruccia. La vendevano. Minchia, dimmi che la posso trovare. Ok, so dove trovare la rosa bruccia. Minchia, non l'ho comprata perché ho detto è impossibile che anche lui voglia la rosa bruccia. E invece, minchia, allucinante. Che sfiga. Allora, tu puoi potenziare l'armatura? Cioè l'arma in realtà. No, massimo livello 5, ok. Devo vendere queste robe. Devo trovare un posto dove vendere tutte queste robe. Ecco, negozio oggetti. Allora, io ora prima di andare avanti. Allora, vendiamo. Questo. 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 E anche questo. Ok. Cos'è come rarità? Amuleto del vento, va bene, ok, niente. E facciamo una cosa. Aspetta, prima di confonderci ed andare avanti, torno indietro. Compro la rosa bruccia. Gliela porto, ovviamente. Così lo reclutiamo. Allora, qui non c'è nessuno. Allora, facciamo un attimo un giro qua, giusto per vedere se c'è qualcuno da reclutare, visto che ormai ci sono. Allora, qui non c'è nulla. Ecco le rune, un secondo, voglio vedere se posso applicare queste rune. Ecco, queste sì. Recupera HP camminando. Ecco, la do a te. Perfetto. Così recuperiamo HP man mano che camminiamo. Va bene, di qua non penso che ci sia altro da fare per ora. Quindi, allora, andiamo a prendere l'armatura dal tizio, così lo reclutiamo, l'armaiolo. E poi andiamo a prendere la rosa brooch, che so dove si trova, perché l'ho vista, era tra le rarità. Io ora spero che ci sia ancora. Sì. Ah, ok. Ecco a te. Che tra l'altro non mi serve per nulla. Mi piaci. Ok, quindi perché non vieni da me al castello? Ok. Nice. Anche lui reclutato. Dai. Spero che funzioni. Sì, tranquillo. Perfetto. E anche lui reclutato. Ora, per evitare di continuare la quest della bambina, visto che c'era il tizio che camminava da questo lato, facciamo una cosa. Vado di qua, al centro della piazza, per vedere chi c'è. Dopodiché, torno indietro per prendere sta rosa brooch. Oh, eccolo! Oh no! Vedi, e lì c'è la ragazzina. Non è per niente divertente, voglio tornare a casa. Ti prego, rimanete così in stand-by? No. Non sembra che lei voglia, diciamo, giocare. Lasciala andare, ok? Oh, sei scortese a parlarmi così. C'è un solo modo per, diciamo, per affrontare il tutto. Avanti, ragazzo. Prendi il tuo punimento, la tua punizione. Che duello? Mi sa che è duello, vero? Eh sì. Non sembro gentile quando qualcuno interferisce. La tua vita è mia. Beh, difesa. Ah, minchia, attacco normale fa. Dai. Però queste frasi non pensavo fossero. Minchia, meno male che mi sono rafforzato. Il tuo turno. Ok, attacco. Ouch. Dolore. Ok.
Deathblow attack, ok. Difesa. Prenderò una pagina dal tuo libro. Ah, difesa entrambi. Cacchio. Tutto questo fissarci l'uno con gli altri sembra quasi l'inizio di un matrimonio. Ma suppongo che non mi interessi. Ok, attacco e attacco. Oddio. L'ha schivato? Mai. Ok. Death blow attack. Difesa. Prenderò una pagina dal tuo libro. E questo cos'è? Il suo attacco, se non sbaglio, vero? Ah no, era difesa. Minchia, meno male che non ho fatto il death blow. Oddio, sei infuriato. Non aspettarti pietà, che ti risparmi. Minchia, attacco. Cacchio. Mi sa che lui fa death blow solo quando lo annuncia. Porca troia, quanto mi ha tolto. Il tuo turno. Ok, attacco. Sì, sì, mi sa che le altre frasi sono difesa o attacco. Finché non dice death blow. Ouch, the pain. Ok, questo è attacco. Che bello resistente lui comunque. Ecco, non aspettarti che io ti risparmi. Questo è attacco. Quindi vado di death blow. Attenzione, attenzione, attenzione. Esatto. Ecco, non aspettarti che io ti risparmi. Benissimo. Ti ho avvertito. Non mi piacciono quelli che interferiscono. Ok. Bene, bene, bene. Mai, ecco, Deathblow attack. Ok, difesa. Tac. Codardo. Anche lui attacca. Oddio, che bello che lo schivo però, incredibile. Attenzione, ok. Abbiamo battuto. Oddio, non è morto però. Ah, ok, ora perfetto, abbiamo vinto. Belli duelli, durano parecchio qua. O è perché io sono debole, o perché effettivamente durano tanto. Sono fighi. Ah, ho perso. Ehi, dove scappi? Te lo ricordo. You just remember? Ti basti ricordarlo? Basta ricordarti di questo. Mi hai salvato, grazie. Eh sì, però bambina, un secondo. Shabon. Stai bene? Sì, sto bene. Questa persona mi è venuta per salvarmi. Oh, grazie per aver aiutato Shabon. Lo apprezziamo, lo apprezzo davvero. Ecco, allora mi suona la gratitudine. Unitevi a me però. Oh, tranquilli, non è nulla. Sì, è vero, ma... Eh? Ecco, ora gli spiega, noi siamo dei viaggiatori, noi siamo degli artisti itineranti, di bla bla bla. Ecco, un posto dove poter performare? Venite nel mio castello. Easy. Reclutamenti? Sì. Non siamo più in grado di... Ecco, di poter suonare ovunque. Ok. È abbastanza difficile potersi, ovviamente... Ecco, potete venire nel mio castello. Perché non venite, esatto?
Vediamo, potrebbe valere la pena andare. La gente dice lì è gentile dopo tutto. Va bene, veniamo. Grazie per avercelo detto. Oh, quindi Nei, Toppo e anche Shabon. Ma quindi io devo reclutare con lui, non devo reclutare con Hugo, Chris e gli altri. Cioè, quelli sono capitoli di storia e basta. Qui posso entrare? No. Figurati se mi facesse, se mi facevano entrare. C'è proprio disprezzo. Bene, ottimo. Minchia, speriamo che quella rosa brucia sia ancora lì. Io lo sapevo che la dovevo comprare. Non lo so, ho avuto il sesto senso che mi diceva comprala, comprala, comprala. E invece non l'ho comprata. Va bene, andiamo a prendere la rosa brucia. Ok, abbiamo preso la rosa brucia e quindi gliela possiamo consegnare. Ecco, gli hai dato la rosa brucia. Eureka, l'hai trovata! Grazie mille! Questa è la mia rosa brucia. Il mio orgoglio, la mia gioia, la mia preziosa ossessione. Ah, come posso ripagarti? Beh, vieni da me. Ecco, I'm putting a group together. Eh sì. Bene, non c'è molto che posso fare. Ok. La mia preziosa aura brilla come quello che è. Ecco, il modo in cui rimango immobile, il modo in cui cammino, la perfezione dalla testa ai piedi. Madonna mia. Eccoci. E lo hai riconosciuto. Ammiro il tuo gusto. Bene. Ok. E in più hai trovato la mia rosa brucia. Quindi sarò felice di unirmi al gruppo. Perfetto. Oh, ho quasi dimenticato. Io sono Augustine Nabor. La mia specialità sono i miei baffi. La mia rosa brucia è ovviamente la mia aura. Ok. Dov'è il tuo entourage? Ok, noi siamo al castello. Perfetto. Ci vediamo al castello. Ciao, fratello. Chissà se con lui posso reclutare quello dei bagni. Ok, e anche lui reclutato. Ne sono rimasti soltanto due, in teoria, che non sono riuscito a convincere. Una è, diciamo, Meg, io la chiamo Meg, ma è quella con aggeggio. E Leodi. E l'altro è quello dei bagni. Devo provare un paio di cose, mi sa. Devo provare. Ok, ragazzi, ho fatto diversi tentativi, ho cercato veramente di trovare una soluzione, ma niente. A quanto pare non sono riuscito a reclutare quegli altri due personaggi. Spero di poterli recuperare dopo. Infatti ho fatto un salvataggio a parte e quindi per il momento direi che è tutto e noi ci becchiamo alla prossima. Adios!